Che succederà alla fine, succederà, e l'importante è che noi facciamo il nostro meglio. Speriamo anche ovviamente di avere una macchina competitiva in modo tale da poter portare a casa il risultato che tutti quanti noi vogliamo. La scuderia di Maranello comunque ha portato a 11 punti di vantaggio ed è la prima ad aver superato 1000 punti nella storia della Formula 1, ma purtroppo ora contano di più quelli gettati al vento in questa stagione. Nei 4 anni successivi Hamilton, pur conquistando una decina di gran premi, non sarà mai in lotta per il titolo iridato. Al termine della stagione 2012 Hamilton cede alle proposte fattegli dalla Mercedes e rompe il sodalizio storico con la McLaren. Al volante dell'argente a monoposto tedesca, l'inglese contribuisce alla rinascita in Formula 1 della casa di Stoccarda, anche se Red Bull e Ferrari gli daranno ancora molto filo da torcere. Non un semplice magnesio. MG Cappavis. 3 sali di magnesio, 3 volte più attivi. MG Cappavis da Pulpharma in farmacia. I motori cominciano ad accendersi tra qualche secondo. Il giro di ripetizione. Tutto per andare sempre più forte. Il calcio d'angolo. Vettura prolungata. Neuer. Tutta la mia sicurezza. Letteralmente sverniciato. Tutte le volte che ho perso la voce. Italia in attacco, il capitano Sergio Parisse, 2 uomini su di lui. Tutti i valori che devo sopportare. Tutto per darvi la più grande offerta di sport. Tutto con la qualità di Sky. Sky Sport. Tutto questo per amore dello sport. Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera da San Giorgio Ionico. Va in scena 360 gradi Fight Night, organizzato da Stazione Radio Monte Belvedere, Mimmo Radicchio e Biagio Tralli. Andiamo a vedere questo evento che comprende le selezioni elite ma anche un International Prestige Fighters tra Adrian Blanco e Angelo Mirno. Evento che andiamo a commentare con Fabrizio Spanu, mentre sincronizzazione e assistenza tecnica sono di Mimmo Castaldo. E vediamo subito, Fabrizio, i primi 2 atleti salire sul ring. Si tratta di Sabino Mansella, soprannominato Pitbull, contro Jacopo Cristini. Allora vediamo subito il curriculum di Mansella, che ha disputato 45 incontri, 25 vittorie, 10 sconfitte e 10 pareggi, mentre da dilettante 25 match con 25 vittorie. Jacopo Cristini è altrettanto esperto, 22 match, 15 vittorie, 6 sconfitte, 1 pareggio. Da dilettante 21 match disputati. Adesso andiamo a vedere proprio salire sul ring Jacopo Cristini. Che tipo di match sarà, tenendo presente anche la formazione, perché Cristini si allena con Khalid Tuissi, marocchino, mentre Mansella si allena con Vincenzo Di Palma, anch'egli è un tecnico piuttosto esperto di Andria, soprannominato The Crazy. Guarda Andrea, Mansella già ha avuto modo di osservarlo e di commentarlo ed è un atleta molto molto valido, interessante, potente, ha delle ottime combinazioni e il suo soprannome non è assegnato a caso a questo ragazzo. Dall'altro lato abbiamo comunque Cristini, un atleta di tutto rispetto, ancora ovviamente in via di formazione, leggermente meno esperto come hai fatto notare tu, soprattutto perché Mansella ha comunque un ottimo background anche da dilettante veramente di successo. Sulla carta vedo Mansella sicuramente un pochino più avvantaggiato, però Andrea Cristini ha comunque un ottimo team alle spalle, è allenato molto bene. Sappiamo che gli allenatori e gli atleti, anche marocchini, non è il caso dell'atleta qui ma dell'allenatore, puntano sempre molto sulla potenza ma anche sulla spettacolarità a volte delle azioni, quindi con dei calci molto potenti, molto diciamo ficcanti. Quindi mi aspetto comunque un match molto molto interessante. Vedete intanto che l'arbitro dell'incontro è Marco Pacor. Guantoni bianchi, Andrea, per Sabino Mansella, angolo rosso, angolo blu per il suo avversario Jacopo Cristini. Devo vedere questo match, ricordiamo che siamo categoria 67 kg K1 e parte subito forte Mansella.
ma risponde bene Cristini con questa combinazione di diretti, di gebbe e di low kick. È cominciato subito senza fronzoli Fabrizio questo match, non ci sono, come vedete, schermaglie, sono due attaccanti e questo non fa ovviamente che bene allo spettacolo. C'è un front kick molto efficace da parte di Mansella. Buona ancora la ginocchiata da parte di Mansella, attacca subito forte l'allievo di Palma, specialista del K1. E di K1, Andrea, si parla in questa serata perché il regolamento per questo tipo di incontri prevede l'uso dei colpi di braccia, di gambe sia in linea bassa, quindi low kick, media e alta. Non è possibile, Andrea, proiettare l'avversario né tirare colpi di gomito, è consentito un clinch, diciamo, più limitato, dove è possibile tirare comunque un colpo di ginocchio. Sono match molto veloci, Andrea, molto, diciamo, incentrati sulla velocità, il colpo d'occhio e le combinazioni braccia-gambe. Adesso sto cercando di riprendere un po' il filo dell'incontro Cristini dopo l'attacco intensissimo da parte di Mansella. Ultimi secondi di questo primo round che adesso Mansella gestisce, piazza anche la ginocchiata destra e direi che è un primo round, Fabrizio, che possiamo assegnare a Sabino Mansella, se non altro per la continuità dell'attacco che ha proposto. Assolutamente d'accordo con la tua lettura, un Mansella sempre al suo livello, fa vedere sempre delle ottime cose, un attaccante puro, deciso, ottime combinazioni che va a tirare di braccia e di gambe, calcia spesso anche sulla gamba arretrata, non si limita a calciare sulla gamba avanzata dell'avversario e questo è molto importante perché ovviamente fa perdere un po' anche il filo a conduttore, diciamo, al suo avversario. Però Andrea, su Cristini devo dire che è un atleta molto ben impostato, molto solido, si vede che ha una buona guardia, ha delle buone combinazioni. Chiaro, ha trovato davanti subito un atleta molto molto determinato che è partito forte e inoltre, come hai fatto notare tu, è partito da subito forte il match, non c'è stato alcun momento di studio 3-2. Quello che potete vedere intanto è che anche la durata, Andrea, di questo incontro è sui 3 round da 2 minuti. Questo proprio perché, Andrea, questo è un torneo elite, quindi un torneo che prevede più incontri nel corso della stessa serata per i vincitori di questi match. Ancora Mansella in attacco, insegue Cristini. Probabilmente, Andrea, Cristina avranno detto di cercare di essere più attivo, non far prendere l'iniziativa a Mansella perché ovviamente sono quelle le sue qualità migliori, quelle da attaccante. È importante quindi riuscire a proporre prima di lui un'azione, molto difficile ovviamente quando ci si trova davanti a un atleta comunque esperto, pulito tecnicamente, dotato di ottima potenza. Parte bene ora Cristini, però si scopre. Mansella può rimettere bene con una buona azione, braccia gambe, chiudendo con il low kick. Insiste nuovamente con il low kick ora. Vedete che Cristini non riesce a centrare in maniera efficace Mansella, che poi fa una finta con le gambe per poi andare a girare con il pugno. Adesso Cristini ha una reazione, ha il volto segnato però dal lato destro. Mansella sta calciando più volte, come ho detto in apertura, Andrea, di questo secondo round, sulla gamba arretrata di Cristini, che ovviamente si trova un po' fuori misura perché cerca di bloccare magari con la gamba avanzata, il calcio arriva dall'altro lato e questo è nuovamente un bello kick di Mansella che ora sta prendendo, Andrea, il largo in questo incontro. Cristini è in difficoltà, lo vedete andare indietro. Sì, non ci sono tra l'altro reazioni, forse e il kick, Andrea, nuovamente a segno. Va bene a contare Pacor, dolorante Cristini, potrebbe anche essere la conclusione del match, peccato proprio a pochi secondi dalla fine,
ma ce la fa. Prova d'orgoglio da parte di Jacopo Cristini con Mansella che addirittura corre verso l'avversario per infliggere un altro low kick. C'è un altro conteggio, potrebbe essere salvato dal suono del gong, ma basta così, dice. Quindi si finisce con questi low kick pesantissimi da parte di Sabino Mansella, che dunque avanza in questo torneo. Quindi Sabino Mansella, il pitbull, batte Jacopo Cristini per arresto del combattimento alla seconda ripresa. Direi una vittoria meritata, costruita con grande intelligenza, Fabrizio, da parte di Mansella. Eccolo in primo piano. Assolutamente sì, è atleta che non ha improvvisato, Andrea. Quel low kick è stato allenato sicuramente in allenamento, ne sono certo. È un colpo che richiede preparazione, bisogna lavorarci tanto, perché il primo automatismo, Andrea, quando si va a cercare di incrociare con un ad esempio diretto destro, gancio sinistro, è comunque di lavorare con lo kick dal lato opposto, quindi con il low kick destro che spesse volte va sulla gamba ovviamente avanzata dell'avversario. Quando andiamo a lavorare sulla gamba arretrata, questo denota sicuramente una preparazione e un lavoro alle spalle, quindi assolutamente meritata la vittoria per Mansella. Non è bastato dunque il grande coraggio di Cristini, che proprio è stato preso in anticipo, in contropiede sul ritmo, lo vedete dolorante, mentre adesso andiamo a vedere, dopo questo primo match, il secondo incontro. Secondo incontro sempre sulla distanza delle due riprese, delle due minuti, chiedo scusa, delle tre riprese, tra Thomas Veggiotti e Danilo Andrulli. Danilo Andrulli, classe 96, di Matera. Eccolo in primo piano, giovanissimo studente che si allena con la SSD Dynamic Center, con Biagio Tralli, che tra l'altro è uno degli organizzatori. Da dilettante ha ottenuto ottimi risultati, 8 vittorie in altrettanti match. Di fronte però avrà un atleta piuttosto esperto come Thomas Veggiotti di Novara, che si allena con il Top Team Muay Thai 2556 di Novara, 21 match da professionista con 16 vittorie e 5 pareggi. Allenato da Alessio Padovani, Thomas Veggiotti. Andrea, interessante questo incontro per un motivo, perché ovviamente non ci sono solo gli atleti all'interno di un ring, sono loro che combattono, ma sono anche spesso, Andrea, interpreti delle loro scuole. Qui due scuole quindi a confronto, una quella di Alessio Padovani, specializzata nella Muay Thai. Alessio è atleta, e è stato atleta ed è anche allenatore, maestro di livello, e come fanno notare infatti anche allenatore quindi della nazionale italiana Muay Thai. Dall'altro lato abbiamo Biagio Tralli, che però è un evergreen degli sport da combattimento, sforna talenti, e la sua scuola è sicuramente piena veramente di atleti di ottimo livello, sempre ben preparati, sempre pronti all'attacco. Qui si vedono anche proprio due stili diversi, quindi anche fisicamente, se vedete un atleta più longilineo, Andrea, quello allenato da Padovani, Veggiotti, avete visto che è salito con il Moncon, benché si tratti di un match di K1, il Moncon è quel tradizionale ornamento che avete visto sul capo di Veggiotti. Quindi un match interessante, chissà se Veggiotti riuscirà ovviamente ad adattarsi bene a questo tipo di regolamento, nonostante la specializzazione del suo team, e dall'altro lato però se Andrulli sarà in grado di arginare comunque l'attacco di questi atleti, che sono sempre comunque molto ben preparati. Intanto potete vedere con i pantaloncini colorati rosso-nero, Andrea, Veggiotti, e dall'altro lato c'è appunto Andrulli che va giù per questa proiezione, che viene sempre Pacor. Non è una vera e propria proiezione, Andrea, perché il regolamento non lo consente, è stato un low kick che è andato a spazzare la gamba ed è caduto. Importante dirlo, perché ovviamente si tratta di K1 questa sera e non di Muay Thai. Pesante ora l'high kick, il calcio alto al volto di Veggiotti, che sta forzando colpi. È importante, Andrea, non pensare che questi atleti, come Veggiotti ad esempio, combattano a guardia bassa. Veggiotti sta lavorando da subito in maniera molto intelligente, ha subito voluto far sentire le sue tibie all'avversario. Subito ha fatto sentire Andrulli la potenza dei calci e insiste molto con i low kick. Ancora Veggiotti,
combinazione adesso ancora di Veggiotti. Sì, Veggiotti partito largo con i colpi di braccio, Andrea, per poi chiudere comunque col ginocchio. È una soluzione limitata ovviamente per chi è uno specialista di Muay Thai, ma che può comunque essere molto molto efficace. Ha cercato di coprire il suo attacco con questi due colpi per poi andare sul clinch. E vedete da subito, Andrea, come appunto si tratti di un lavoro con le ginocchia limitato. Avete sentito l'angolo di Padovani quando ha visto che il suo atleta aveva afferrato ad esempio il collo di Andrulli, gli ha detto una ginocchiata, molla e poi rientra, proprio perché è importante tenere d'occhio questo tipo di soluzione. Lui ti deve inseguire, devi muoverti di più sulle gambe, ti sei un po' fermato, non lo devi fare, non lo devi fare questo. Avete sentito che all'angolo di Andrulli c'è la preoccupazione che l'allievo di Biagio Tralli si fermi, non deve dare punti di riferimento, Fabrizio. Istruzioni chiare, semplici, ma molto efficaci quelle, Andrea, che vengono date in questi brevi istanti all'angolo. Una maggiore mobilità chiesta da Biagio Tralli al suo atleta. Dall'altro lato Padovani vede una buona impostazione del match da parte di Veggiotti, però non è ancora soddisfatto al 100%. Gli ha detto di stare comunque attento agli high kick, ai calci alti del suo avversario, e soprattutto di calciare in linea bassa. Ecco, adesso parte in maniera diversa Andrulli in questa seconda ripresa, almeno così ci sembra, Fabrizio. Ma è ancora Veggiotti che cerca di imporre la propria legge con i calci. Adesso c'è questo tentativo da parte di Andrulli, ma non può bloccare Veggiotti il calcio di Andrulli. Ed è buono adesso il middle kick, Andrea, di Andrulli, però nuovamente a segno, ora forza il low kick invece Veggiotti. Ci sono pesantissimi, terzo calcio consecutivo, Fabrizio, terzo low kick consecutivo di Veggiotti, pesanti, secchi i suoi calci. Non deve dare punti di riferimento, si inginocchia, si china pericolosamente per il colpo di ginocchio di Veggiotti, deve stare attento Andrulli, può rischiare. E vedete come Andrulli, Andrea, sia molto sciolto e faccia volare i suoi calci. Ha risposto Veggiotti ora con una soluzione altrettanto spettacolare. Bel match, Andrea, tra questi due ragazzi. Pesante, ora il destro è andato a segno, Andrea, questo lo ha sentito, ora entra anche la ginocchiata pesante, momento di crisi questo per Andrulli, che però rimane in piedi, è integro, è un atleta integro, giovane. Nuovamente a segno adesso, Andrea, col diretto però Veggiotti. Vediamo che tra i due ci sono anche 10 anni di differenza, più esperto Veggiotti. 5 secondi al termine e piazza bene adesso questo low kick Andrulli, termina questa seconda ripresa, anche questa da assegnare però a Thomas Veggiotti, l'atleta di Novara allenato da Alessio Padovani. Ringraziamo anche lo studio di ingegneria e architettura Pasqualino Quaranta. Allora vediamo alcune fasi, Fabrizio. C'è anche un allungo maggiore da parte di Veggiotti che agevola il compito del novarese. Terza e ultima ripresa. Sì, sono gli ultimi due minuti. Andrea, Veggiotti in avanti, ha chiuso bene questa seconda ripresa. Bel diretto, poi ginocchio, è rimasto in piedi con gran coraggio Andrulli, che ora però forza nuovamente il low kick. Ottime, Andrea, le soluzioni che sta cercando Andrulli, però vedo un Veggiotti veramente votato all'attacco più in avanti, un po' timida l'azione di Andrulli rispetto a quella di Veggiotti, ma comunque sta girando bene, sta a mio parere sta seguendo
comunque le indicazioni dell'angolo. Ovviamente davanti c'è anche poi un altro avversario che non sta lì certamente a incassare i colpi e cerca ovviamente di contrastare e di fare il suo match. C'è anche un'altezza, Andrea, diversa. Bello ora e preciso, Andrea, il colpo di Andrulli, un bel destro andato a segno nella guardia di Veggiotti, che per un secondo si era distratto. Sono questi i colpi che ha comunque nel repertorio anche Andrulli, che non deve sottovalutare il suo avversario. No, deve recuperare anche lo svantaggio. Veggiotti che adesso cerca di avanzare. Certo è tanto il divario tra Veggiotti e Andrulli dopo le prime due riprese, però Andrulli sta dimostrando di avere nelle braccia dei colpi importanti. Assolutamente d'accordo con te, ma anche nelle gambe, Andrea, perché i suoi low kick sono veramente validi. E ti dico che questa terza ripresa è stata comunque, a mio parere, a vantaggio, almeno fino a questo momento, di Andrulli. Adesso Veggiotti ha tutto interesse a far passare i secondi. Ma sai, Andrea, nella seconda ripresa ho visto Veggiotti in avanti, senza alcun dubbio. La prima è comunque una ripresa dove Veggiotti ha impressionato, la terza però è veramente a favore, Andrea, e anche l'atteggiamento di Veggiotti a mio parere è molto passivo in questa fase, troppo di sufficienza, stanchissimo, non riesce nemmeno a tirare sul ginocchio. Una terza ripresa in cui Veggiotti a mio parere ha sottovalutato un po' Andrulli, si è sentito forse troppo sicuro. Termina comunque l'incontro, una bella prova, Andrea, da parte di Andrulli a fine match. Chissà se ce l'avrà fatta, Andrea, perché personalmente la terza ripresa mi ha deluso un po'. Veggiotti è un match sul filo comunque. Ricordiamo che Andrulli è allenato da Biagio Tralli, che ha cominciato a praticare la kickboxing a 12 anni, ha un curriculum internazionale di grandissimo spessore. Vediamo adesso cosa avranno decretato i giudici. Angolo rosso. Vince Danilo Andrulli. Quindi hanno considerato la terza ripresa, di peso, veramente di peso. La prima non l'hanno assegnata al suo avversario. Personalmente il vantaggio rimane, secondo me, per il suo avversario, non di misura, perché la terza ripresa è stata comunque condotta sicuramente da Andrulli, che comunque passa, e sono i giudici che decretano il vincitore. Questo certo. Allora andiamo adesso. Allora, Andrulli lo vedremo avanti. Adesso andiamo con Emanuele Di Maggio contro Cicito Cinchini. Cicchini, eccolo. Cicito Cinchini. Emanuele Di Maggio, Pinerolo, 25 match da professionista, 6 sconfitte, 7 pareggi. Eccolo intanto Cicchini. Anche questo sarà un bel match. Ed ecco che sale sul ring, questo è Cicchini contro Di Maggio. Siamo sempre nella categoria dei 67 kg, quindi è una categoria molto interessante. Fabrizio senz'altro veloce. Ed ecco Di Maggio, come detto, una grande esperienza per lui, allenato da Libero Ruggero. Chi passa andrà ad affrontare Sabino Mansella. Anzi no, Sabino Mansella andrà ad affrontare Danilo Andrulli. Abbiamo, Andrea, la prossima selezione Elite che andremo a vedere. Sì, poi Manolea contro Gasmet e poi si deciderà la successiva semifinale. Però adesso andiamo a vedere, ad apprezzare questo match tra Cicchini e Di Maggio. Di Maggio con la barba, così anche per semplificare. In realtà sembra anche più robusto dei 67 kg dichiarati. Fisicamente molto ben preparati entrambi gli atleti, Andrea, mostrano ovviamente un'ottima base. E questo fa pensare, Andrea, che andremo a vedere un match comunque anche molto molto esplosivo tra due atleti che fanno comunque della loro fisicità sicuramente un punto di forza. Categoria veloce, e è partito subito il match. Subito uno scambio interessantissimo di braccia. Cercato il low kick ora
Di Maggio e vedete come sta. Sbraccia molto però Di Maggio. Lavorando sì con le braccia, colpi larghi, low kick comunque molto potenti. È un match, Andrea, questo che se continua così è veramente aperto a tutte le soluzioni, soprattutto a quelle più spettacolari come il knockout, proprio perché vedete che quando scambiano Andrea di braccia scambiano a viso aperto e veramente in maniera potente, tra l'altro caricano i colpi con tutta la spalla. Molto deciso Di Maggio. Magari dovrebbe andare un po' più per linee dirette Fabrizio Di Maggio. L'impressione è che si affidi moltissimo alla potenza, alla sua carica agonistica, però deve essere un po' più preciso. Vero anche Andrea che però dall'altro lato ci aspettiamo una risposta decisa ovviamente se vuole vincere chiaramente il match anche Chichini, perché bisogna arginare comunque un atleta come Di Maggio che quando parte è pericoloso e fa male se arriva a segno. Ancora timida Andrea l'azione di attacco e di risposta proposta da Chichini, mentre Di Maggio comunque è partito da subito forte e ha cercato subito le sue combinazioni e i suoi colpi potenti. Approccialo d'incontro. Non attaccare tu, aspettalo lì. Non attaccare. Aspettalo lì. Vai. E termina la prima ripresa. Prima ripresa Andrea sicuramente ancora abbastanza equilibrata, però Di Maggio ha fatto qualcosa di più, ha cercato lui l'azione di attacco, è sempre partito in avanti. Il media sponsor Giornale Armoria. Sì, adesso vediamo se in questo secondo round ci sarà più spazio magari per la tecnica piuttosto che per la sola potenza. È importante Andrea per Di Maggio, a mio parere, continuare su questa strada ma cercare più precisione, magari un po' meno colpi ma più precisi. Cercano dall'angolo di Di Maggio anche delle soluzioni di incontro, Andrea, di incrocio, non solo di partire sempre quindi in attacco. Dall'altro lato invece un Chichini che personalmente al quale chiederei, Andrea, di lavorare in maniera attiva, cercando di lavorare bene sugli angoli, di uscire ovviamente per non dare riferimenti a Di Maggio. Tra l'altro un'altezza maggiore a quella di Chichini, come vedete a qualche centimetro in più del suo avversario, quindi può far valere sicuramente i suoi calci. E se dall'altro lato abbiamo un Di Maggio che lavora con le braccia in maniera molto larga, possiamo quindi lavorare con delle gambe, dei front kick per arginare appunto la sua azione. Qui è Chichini che ancora non approfitta delle sbracciate da parte di Di Maggio. Certo è difficile perché è vero che Di Maggio non è proprio compostissimo quando spara le sue bordate, però è anche vero che è molto veloce ed è difficile andarsi a un po' insinuare, a incuneare. Bello questo high kick adesso da parte di Chichini. Sì, ha preso bene il tempo e è riuscito per un attimo a sorprendere. Ora bello anche il destro di Chichini nella guardia di Di Maggio che però cerca subito di rispondere. Sono colpi larghi Andrea e a mio parere Chichini dovrebbe capitalizzare di più comunque sia queste occasioni, perché sono colpi che sono prevedibili, sicuramente temibili Andrea se vanno a segno, ma un atleta, un pugile ovviamente che lavora bene deve anche prendersi dei rischi sul ring e a mio parere non ne sta prendendo ancora tantissimi. Chichini che sta lavorando comunque bene, ora c'entra finalmente con un bel diretto e vanno a scambiare a viso aperto ed è qui Di Maggio che però viene fuori con questi ganci, pochi colpi a segno ma sicuramente si fanno sentire. È nuovamente a segno, questo è arrivato invece pulito il gancio di Maggio, lo ha sentito, è rimasto sulle gambe per un attimo il suo avversario, il colpo c'è stato, è andato a segno. Seconda ripresa Andrea in cui ha lavorato bene Chichini, meglio della prima, però Di Maggio
è andato bene a mio parere. Ancora un match incerto in cui la terza ripresa sarà veramente determinante. Automobili Radicchio, San Giorgio Ionico, Panificio San Giorgio, loro due, stile cane e Muoto di Taranto. Ascoltami, lui tenterà il tutto per tutto, guardami, guardami. Aspettalo, ragiona, intelligente, e vai col colpi dritti, ok? Colpi dritti, è questo quanto si raccomandano dall'angolo, ma non è proprio nelle corde, nella natura, nelle corde, esatto. Fabrizio di Maggio, che è molto potente, certo che se riuscisse a finalizzare, a canalizzare questa potenza in maniera diretta sarebbe ancora più efficace, almeno a mio avviso. Quando è andato Andrea a segno, Di Maggio si è fatto sentire come questa seconda ripresa, lasciato sul posto per un attimo il suo avversario. Ecco la terza ripresa, Di Maggio che adesso opera anche con i calci. Sentite anche proprio dall'angolo di Di Maggio gli viene detto non sbracciare. Vogliono sicuramente una gestione più ordinata di questa terza ripresa. Via, via così, ok. Dritto, dritto lì. Dai. Tentativo di pugno girato da parte di Di Maggio che però va sugli avambracci di Chighini. C'è sempre lo stesso copione con Di Maggio che insegue l'avversario. Chighini, dobbiamo dire però, Fabrizio, che fa poco per approfittare dei momenti di attacco. Troppo timida l'azione di Chighini fino in questo momento. Andrea, entriamo negli ultimi 40 secondi, a meno che non tiri fuori veramente un colpo da KO. Personalmente vedo Di Maggio in avanti di una terza ripresa in cui non ha brillato Chighini come doveva, ovviamente, se voleva impressionare i giudici e magari ribaltare il giudizio. Invece un Di Maggio che è stato più tranquillo rispetto alle prime due, ha seguito parzialmente i consigli del suo angolo, ancora non propone però i colpi dritti che gli si vanno a chiedere, lavora sempre molto largo con le braccia ed è comunque molto potente con i low kick. Ultima azione, Andrea, ora in cui c'è stato nulla di fatto, si chiude il match. Personalmente Di Maggio, Di Maggio è il vincitore sul mio cartellino. Ma sì, Di Maggio, anche perché se non altro abbiamo detto non è particolarmente composto quando propone con i colpi di braccia, però è stato più propositivo, più volenteroso, più voglioso proprio veramente di fare il match. Siamo al momento del verdetto prima di andare a presentare il prossimo match tra Manolea e Gasmet. Vince angolo blu Di Maggio, quindi Di Maggio passa il turno e Di Maggio se la vedrà con il vincitore proprio del prossimo match tra Doru Manolea e Alimi Gasmet. Manolea rumeno, classe 88, si allena con la Lottatori Milano, con Diego Voltolin. 18 match disputati, 13 vittorie e 5 sconfitte, mentre Gasmet Alimi di Tirana, quindi albanese, Romania contro Albania. Eccolo proprio qui inquadrato Alimi, in professione tornitore, si allena con la Box Madone con Alex Gualandris. 25 match, 18 vittorie, 7 sconfitte, anche un curriculum interessante da dilettante. Alex Gualandris, abbiamo già parlato di lui come tecnico in altre circostanze, allena tra l'altro Fabio Pirola, Alessandro Magni, i fratelli Uyer, Bobo e Cindy, Annalia Moretti, mentre l'altro tecnico, Diego Voltolin, allena Andrea Roberti, campione italiano, tre volte campione italiano della federazione. Ecco intanto Doru Manolea, poi Francesco Di Cristio, poi Paolo Barbanti. Soprattutto Manolea è uno specialista di Muay Thai però.
Sì, questo è interessante, Andrea, perché ovviamente, come sempre, due stili a confronto. Gualandris come allenatore maestro, Andrea, sappiamo con che metodiche veramente va a seguire i suoi atleti, è veramente un ottimo tecnico, non lascia nulla al caso, una preparazione sempre molto precisa. E qui però c'è anche, Andrea, un carattere da domare di questi due atleti, comunque, perché sappiamo che gli atleti dell'Est Europa sono spesso, Andrea, molto molto duri, sia sul ring che proprio da plasmare quando si vanno ad allenare. Bisognerà vedere quindi se questi due tecnici sono riusciti ovviamente a impostare loro una buona tecnica, e soprattutto, Andrea, li hanno veramente motivati a dovere per fare il match. Questa è un'altra parte che spesso non viene citata, Andrea, però durante la preparazione degli atleti ci sono comunque tanti alti e bassi, non è facile tenere sempre alta l'attenzione dell'atleta, ci sono momenti in cui magari si allenano e tutto va bene, momenti in cui alcune cose non funzionano. Questi sono ragazzi che combattono ma lavorano tutti i giorni, si alzano, quindi sai, non è la loro professione principale quella di essere dei fighter, degli atleti, quindi veramente ci vuole grande sacrificio, dedizione, Andrea, per combattere a questi livelli. E l'allenatore ricopre comunque un ruolo fondamentale. Comincia il primo incontro. I guantoni bianchi per Alimi. E parte subito in attacco invece Manolea. Match subito d'attacco tra i due. Non ci sono preamboli in questo match che si presenta molto interessante. Mani pesanti per Alimi, ma risponde bene Manolea. Più alto Manolea, come potete vedere, Andrea, mentre leggermente più basso Alimi, che sta cercando la mobilità, più mobile, ma dall'altro lato abbiamo Manolea comunque altrettanto preciso sulle uscite di gambe. Scambiano fortissimo, Andrea, di braccia e anche di gambe. Un po' largo ora questo front kick, non è andato a segno Manolea. Preciso ora il gancio invece di Alimi. C'è ora un calcio basso da parte di Alimi. Alimi che lavora da mancino, come avete potuto vedere. Un problema in più quindi per Manolea. Chiamato il low kick a Manolea e arriva puntuale nella guardia di Alimi, che ora rimane un po' sul posto e cerca di rispondere con un high kick, un calcio al volto. Sempre Manolea che insegue Alimi, che però risponde bene. Si chiude, Andrea, questa prima ripresa. Che assegni questi primi due minuti. La prima ripresa. Mi è piaciuto, Andrea, Manolea, ma è stato comunque molto molto interessante anche il match e l'impostazione da parte di Alimi. Ancora un primo round incerto, non vedo nessuno dei due avanti in maniera determinante. Giorgio Ionico, Granieri Ivan, distribuzioni bevande. Luigio Taranto di Pierro Abbigliamento. Questo è il bel gancio, Andrea, che avete visto durante la ripresa di Alimi. Guardia bassa per un momento per Manolea, è andata a segno molto bene il suo avversario. Alimi è partito fortissimo, bella la combinazione di braccia, l'ha sentita Manolea, adesso prova a rispondere con questi high kick. Cercato anche il montante ora, Andrea. Manolea, bella ora la ginocchiata saltata, per un attimo fermo Alimi. Alimi punta molto sul suo pugilato. Dall'altro lato però abbiamo un Manolea che invece lavora bene con le gambe, i low kick.
due stili a confronto interessante, quindi questa soluzione sulla corta distanza Halimi sicuramente più efficace, sulla medio lunga Manolè ha qualcosa in più. Buona azione ora d'attacco da parte di Halimi, gancio e low kick eseguito da Manuale. Dai Doro, cazzo! Chiesta maggiore attività Andrea a Manolea, che ora sta facendo soprattutto passi indietro ma non sta attaccando. Dall'altro lato invece Halimi, che cerca ovviamente di chiudere la distanza. Subito! Scivola ora per un momento Manolea. Chiude questa seconda ripresa Andrea. Seconda ripresa Andrea. Interessante, mi è piaciuto di più Halimi in questo secondo round. Specialmente perché Andrea c'è stata una, a un certo punto della ripresa, una maggiore passività da parte di Manolè. Ha cercato forse di far venire nella sua guardia Halimi per poi incrociarlo, però non c'è riuscito. Invece Halimi è comunque riuscito a lavorare bene con le sue combinazioni di braccia, soprattutto di low kick. Seconda ripresa in cui ci aspettiamo un Manolè ancora ovviamente più attivo se vuole vincere il match, ma un Halimi altrettanto coriaceo nel venire sotto e dentro la guardia del suo avversario. Mai scomposto. Cercato ora di cambiare gli angoli Halimi per lavorare col pugilato. Ora un bel pugno girato che si infrange però sulle braccia. Guarda che è il terzo assalto, Fabrizio, quindi qua bisogna tentare davvero il tutto per tutto. Ecco ancora Halimi, più preciso come già sottolineato con i pugni. Ha subito un colpo da basso adesso Manolea. Cerca ora di forzare il montante, lo doppia e qui si vede la preparazione pugilistica eccellente da parte di Halimi, che incrocia ora bene con il destro. Quella è una distanza in cui Halimi, Andrea, è veramente pericoloso, ha delle leve più corte e per questo entra subito con colpi diretti. Mettici anche che ha un'ottima preparazione, un buon colpo d'occhio e per Manolè, Andrea, le cose da questa distanza si possono mettere male. Ora nuovamente montante e low kick per Halimi, arretra Manolè a ultimi 40 secondi, se non fa qualcosa in più personalmente vedo Halimi in vantaggio in questo ultimo round. Nuovamente in avanti, saggia ora la guardia di Manolè e poi va a forzare quando vede un varco, molto intelligente Halimi con il pugilato. 30 secondi, solo 30, dai. Ancora Halimi in avanti, benché incidono ovviamente dall'angolo Manolea. Ora una buona ginocchiata dritta, ma non è abbastanza perché ha fatto buona guardia Halimi. 5 secondi, viene avanti con una bella ginocchiata saltata nuovamente l'atleta Andrea di Alex Gualandris. Si chiude il match. Direi che personalmente la vittoria Halimi. Sì, Halimi merita a nostro avviso il verdetto della vittoria. È giusto, Fabrizio, perché è stato veramente più continuo, poi buoni anche i colpi secchi. Vedi qua come Manolea resta fermo, fa quasi da bersaglio ad Halimi. Sì, è sempre importante, Andrea, proporre un'azione comunque di risposta o uscire. Vince angolo rosso. Sì, vince Halimi. Allora, andiamo a vedere adesso il successivo match, la prossima semifinale, che è quella tra Sabino Mansella,
Sabino Mansella che ha avuto la meglio su Jacopo Cristini contro Danilo Andrulli. Danilo Andrulli che ha battuto Thomas Veggiotti con un verdetto che in realtà Fabrizio non ha convinto del tutto, anche se Andrulli aveva disputato una buona terza ripresa con Veggiotti. Avevamo visto i primi due round a favore di Veggiotti, tant'è comunque che vedremo appunto Andrulli contro Mansella in questa semifinale. Semifinale, Andrea, in cui abbiamo visto un Mansella da subito molto determinato e sicuramente più integro, Andrea, rispetto ad Andrulli, che comunque, come abbiamo già detto, ha dovuto faticare per tre riprese, tirar fuori il carattere veramente da fighter nella terza, soprattutto, in cui è riuscito a impressionare i giudici e a giudicarsi il match. Ma personalmente Andrea Mansella lo vedo più lanciato, a meno che Andrulli ovviamente non abbia già recuperato e abbia veramente in testa ora una migliore, diciamo, autostima, se me la passi, Andrea, relativamente alle sue capacità, perché le capacità ci sono, chiaramente atleta giovane, ma ci ha fatto vedere di cosa è capace nella terza ripresa. Se prende cognizione di questi mezzi e veramente li tira fuori da subito, allora uscirà un bellissimo match, altrimenti Mansella, sul mio personale cartellino mentale, per come posso vedere, è ovviamente in avanti, molto più esperto, integro dopo il suo primo match. Mi aspetto un Andrulli invece molto molto motivato, ha fatto comunque un buon match, quindi è giusto che creda nei suoi mezzi che ha e che può sicuramente tirar fuori contro Mansella. Intanto Andrea, guantoni verdi. Rispetto al match contro Veggiotti, vediamo subito che già le altezze sono totalmente differenti, invertite. Prima Veggiotti era più alto di Andrulli, adesso è l'opposto, un Mansella leggermente più basso di Andrulli, però un Mansella che è sempre votato all'attacco. Guardia destra per Andrulli. E è finalmente da subito Andrulli che va a lavorare con questi calci. Mansella ancora cauto, carica molto i colpi Mansella, si cerca di inseguire e ovviamente di mettere pressione ad Andrulli, che però fa volare bene le gambe. Deve muoversi Andrulli, non deve dare punto di riferimento, perché le soluzioni con i pugni di Mansella sono molto potenti e pericolose. Sì, non bisogna andare a scambiare, Andrea, sulla corta distanza, sulla breve distanza con Mansella, assolutamente. Bisogna cercare di tenerlo a distanza, girare e lavorare con le gambe. Senza dubbio questa è l'azione che può rivelarsi intelligente e di successo. Il problema è che per lavorare in questo modo con un atleta come Mansella devi avere un fiato per fare tre incontri, ma tutti nella stessa ripresa. Cerca di farsi asfissiante l'azione di Mansella, ma non riesce ancora, Andrea, a impostare il suo ritmo. Ora centrato con 1-2, però Andrulli che rimane sul posto. Mansella che ancora non è riuscito a centrare bene Andrulli. Pesanti ora però i calci di Andrulli, Andrea. Si chiude questa prima ripresa, una bella prima ripresa, Andrea. Ma da dire che Andrulli è stato intelligente. Dobbiamo dire che è più intelligente ancora rispetto al match con Veggiotti. Qui un bel high kick, Andrea, a segno da parte di Andrulli nella guardia di Mansella, che ha scosso la testa come per dire non l'ho sentito, ma poi l'esatto opposto. E questo, Andrea, fa capire proprio come ovviamente il maggior lavoro di gambe, il buon allungo da parte di Andrulli con le gambe, possa essere un problema per Mansella se non riesce ad arrivare a distanza. Qui il buon lavoro con il low kick sempre sulla gamba arretrata, ora vedete come in queste azioni parta bene dalla distanza Andrulli, cercando di motivarlo, di caricarlo come è giusto che sia, come abbiamo detto in apertura di match. Seconda ripresa, adesso vediamo se Mansella riesce a
focalizzare meglio la propria potenza. La sella, vi ricordo, con i guantoni bianco-verdi, più basso rispetto ad Andrulli. Vai Dani! E anche sotto! Come vedete, ora Manzella sta cercando con delle finte di accorciare la distanza. Deve uscire dalle corde Andrulli, ci riesce parzialmente. È Manzella che cerca nuovamente di venire avanti. Buona la risposta con i low kick, Andrea, da parte di Andrulli. Ed è centrato da un bel diretto, Andrea, a segno. Questo è un conteggio pesante nella seconda ripresa che porta subito in vantaggio Manzella. E Manzella va all'attacco con Andrulli che è fermo. Pericoloso questo momento per Andrulli, che deve subire l'iniziativa di Manzella. È un attaccante puro Manzella, si vede proprio da queste iniziative. Deve andare via dall'angolo Andrulli, deve andare via dall'angolo. È un momento delicatissimo per l'allievo di Biagio Tralli. 30 secondi Andrea in questa seconda ripresa, deve tirare sulla guardia, girare, non farsi chiudere da Manzella, che però attacca molto bene, cerca di inseguirlo. E si sente la pressione di Manzella, sì, si sente davvero, che ora scivola. Cinque secondi per poter andare all'angolo, Andrea, e rimettere a posto le idee. Seconda ripresa che assegno però a Manzella. Adesso ultimi due minuti, bisogna recuperare un conteggio. Non è cosa da poco, considerato appunto che Manzella ha ancora molta dinamite nei propri colpi. Semifinali in attesa. Ecco qui il gancio destro che si abbatte sulla mascella di Andrulli. È integro, si è rialzato subito, però adesso deve appunto riconquistare in qualche modo il centro del ring e fare le proprie azioni in una maniera più determinata, più secca. E sono gli ultimi due minuti del resto, Fabrizio. E sono gli ultimi due minuti in cui hanno chiesto, Andrea, a Andrulli di fare lui il match, di attaccare, di non attendere il suo avversario. Bisogna partire all'attacco e fare tutto il possibile, anche perché c'è un conteggio da recuperare. Sicuramente una prima ripresa in cui hanno lavorato bene entrambi, quindi personalmente vedo avanti Manzella, ma è un terzo round in cui Andrulli può fare bene, soprattutto con le gambe, Andrea, qualcosa di più. Centrato però nuovamente ancora ora dai colpi di Manzella, potentissimi, Andrea, e precisi. Bisogna adesso capire se Andrulli ha la possibilità, qui vedete due volte con il jab, di doppiare i colpi. Subisce però anche il low kick da parte di Manzella. Manzella, quando deflette i colpi di Andrulli, riesce a lavorare con la stessa mano e poi doppiare con il low kick. E prende ancora di misura Andrulli con questo largo colpo Manzella. Meno di un minuto al termine e sempre con Manzella in attacco. Coraggioso però Andrulli, da dire, Fabrizio. Sì, assolutamente, ha preso cognizione delle sue capacità e è uscito bene in questo match difficile per lui, dove a prescindere dal risultato gli servirà comunque di esperienza, veramente. Ha guadagnato tanto da questo torneo Elite, a prescindere dal risultato finale. Una terza ripresa in cui comunque vedete che Manzella ha segnato sulle spalle, Andrea, sui fianchi, dai calci del suo avversario. Ha cercato ora una bella soluzione spettacolare, Andrea, Andrulli. Ha cercato anche ora il montante, esce ora bene anche con delle combinazioni di braccia. Molto timido l'azione di pugilato da parte di Andrulli, che ha anche quei colpi nel repertorio. Bene ora con le gambe.
e si chiude il la terza ripresa. Personalmente la vittoria è per Mansella, soprattutto anche perché c'è un conteggio a suo favore nella seconda ripresa, ma anche per un atteggiamento di attacco continuo, però come hai sottolineato una bella prova da parte di Danilo Andrulli. Andrulli Andrea cresce tanto con questo incontro, è veramente una bella prova a mio parere. Tutto il suo staff e l'entourage di Andrulli può essere molto soddisfatto di questo ragazzo. Ha fatto un match che sulla carta non era facile, era totalmente sbilanciato, non è stato così. Quindi... Ricordiamo che Andrulli è un classe 96, quindi è giovanissimo. Attenzione, adesso andiamo a vedere il successivo match che è tra Alimi Gasmete ed Emanuel Di Maggio. Di Maggio che ha sconfitto Chighini nel precedente match. Chi vince ovviamente andrà ad affrontare Sabino Mansella. Sia Di Maggio sia Alimi hanno il pugno pesante, Fabrizio, anche se portato in maniera diversa. Andrea, perché Alimi è molto più preciso, ma dall'altro lato abbiamo un Di Maggio che però fa male. Potentissimo, molto fisico, delle buone finte abbiamo visto di tronco, soprattutto atleta che va a lavorare braccia gambe. Un Alimi che ha dovuto disputare un match ovviamente difficile con un avversario più alto per arrivare a questo punto del torneo. Personalmente è il match che può finire veramente per KO questo, perché Di Maggio sicuramente partirà fortissimo, Alimi non starà certo lì a fare la comparsa, e anzi è molto molto bravo nei colpi di risposta e a prendere il tempo del suo avversario. Molto ben impostato Alimi dal suo maestro Alex Gualandris, ricordiamo Team Box Madone, e Di Maggio con il Boxing Team Ruggero ha comunque mostrato delle ottime qualità, molto preparato fisicamente. Alex Gualandris, seconda semifinale. Ecco Di Maggio. Certo, qui sarà un po' un match diverso rispetto a quello visto contro Chighini, perché sia Di Maggio appunto che Alimi sono due attaccanti puri. Chi vince raggiunge in finale Mansella. Poi avremo anche occasione di vedere l'International Prestige Fight tra Blanco e Mirno. Ricordo che Alimi con i guantoni neri, albanese di Tirana, classe 92. Molto compatto Andrea Di Maggio, come vedete spalle comunque sempre tirate su, una guardia abbastanza chiusa, non sarà un lavoro facile quello di Alimi, e Di Maggio parte subito con due colpi e un calcio non appena vede Alimi a tiro. Ed è buono ora il gancio Andrea di Di Maggio nella guardia di Alimi, che l'ha sentito. Pugno girato nuovamente tentato ora da parte di Di Maggio, che sta uscendo molto bene Andrea. Ecco, avete sentito, anticipato proprio l'angolo del nostro pensiero, cioè Di Maggio parte troppo da lontano e rischia così di agevolare l'incrocio da parte di Alimi. Ed è una prima ripresa che si conclude a mio parere a favore comunque di Di Maggio Andrea, i migliori colpi a segno sono stati i suoi.
ed è un match difficile per Halimi. Non è riuscito ancora a prendere le misure al suo avversario, Di Maggio che invece ha interpretato da subito bene il match, è andato a segno con dei buoni colpi. Rimane la impostazione sicuramente ancora da correggere Andrea su alcuni errori che gli ha fatto notare anche il suo angolo. Parte molto da lontano, tende a sbracciare un po', però ha un grande carattere sul ring, un'ottima fisicità che gli consente di essere sempre molto aggressivo, un ottimo ritmo, risponde colpo su colpo, ha dei buoni low kick e questo lo rendono un fighter mediamente completo e comunque molto temibile. Ora vanno a scambiare a viso aperto. Bellissimo ora questo pugno girato, ha preso bene il tempo nella guardia di Halimi. C'è un leggero taglio, sì, un leggero taglio che però non sembra preoccupare, va all'angolo. Però l'impressione è che si possa continuare. Sì, speriamo che non sia ovviamente eccessivamente profondo. Sulle mani, sul mento devi entrare. Vai. Si può continuare. Sarebbe stato un peccato davvero interrompere il match per questa ferita e Di Maggio capisce adesso che deve forzare proprio per evitare altri inconvenienti, perché è chiaro che Halimi a questo punto andrà a cercare di centrare la ferita di Di Maggio che si riapre. Sì, è durato un secondo ovviamente la vaselina che hanno messo all'angolo medico. E avete visto che quando Di Maggio va a vuoto con le braccia riesce comunque poi a lavorare bene con il low kick in maniera molto precisa ed è una soluzione importante. Anche qui ora di prima trova la coscia di Halimi. Halimi che rimane un po' più passivo rispetto a Andrea al suo avversario e non riesce ancora a impostare un'azione di risposta efficace. Ed è buono ora il montante, ora anche il destro cade sui colpi Andrea Di Maggio, questo è un errore che non può permettersi. Però bella, 1-2, scuote Halimi e ne approfitta Di Maggio, una gragnuola di colpi e che si Andrea abbatte sull'albanese, lo salva il gong. Lo salva il gong e c'erano veramente i presupposti Andrea per un conteggio, qualora ci fossero stati 3 o 4 secondi in più, veramente ha chiuso il round in ampia difficoltà Halimi, centrato da dei buoni colpi di Di Maggio. Di Maggio che quindi conferma a mio parere la vittoria di questo round, siamo quindi sul mio personale cartellino per 2-0 e il compito si fa arduo per Gazmet Halimi. Personalmente Andrea, prima di vedere questo match avrei visto vittorioso più Halimi di Di Maggio, invece mi ha smentito questo atleta, ha lavorato bene e ha trovato anche dei buoni colpi. Centrato però ora da un bel diretto da parte di Halimi. Quel lavoro lì che devi fare, dai! Dai che ci sei! Dai, dentro fuori! Calcio il lavoro! E gamba destra, sulle mani! Vieni sulle mani! È ancora lunga questa ripresa. Halimi ha la possibilità di recuperare. È arrivato corto ora con questo pugno girato Halimi, glielo fa notare un esempio di sportività a cui sicuramente va sottolineato con l'applauso. Questo è lo sport.
ha segnato anche Alimi sullo zigomo sinistro. Avanza Di Maggio. Ancora sbraccia Di Maggio. Questo è qualcosa che dovrà essere rivisto durante la fase di allenamento, Fabrizio, però. Sicuramente, ma è una cosa su, ovviamente, Andrea, che richiede tempo e tanto lavoro. Ora in avanti Alimi cerca la soluzione spettacolare con le gambe, non è efficace e non va a segno. 20 secondi di questo terzo e ultimo round, gira Di Maggio, vanno nuovamente ora a cercare l'incrocio. Buono il jab nella guardia di Alimi, sorpreso per un attimo con la guardia bassa. Cercato, non offre punti di riferimento chiaramente Di Maggio in questa fase. Cercato anche il high kick ora Alimi, centrato ora da un bel colpo Di Maggio, ma non è a mio parere abbastanza. Andrea, il match personalmente lo assegno a Di Maggio. Sì, e anche questa è la mia versione, Fabrizio. Diciamo che Di Maggio però devi tanto Di Maggio soprannominato Lele, deve migliorare questa fase d'attacco, perché contro avversari, diciamo, più esperti, più smaliziati, che vanno con colpi diritti, può prendere dei colpi d'incontro davvero brutti. Però Di Maggio è sicuramente atleta potente. Di Maggio avanza e va in finale, quindi andrà ad affrontare Sabino Mansella. Sarà una finale tra due grandissimi attaccanti. Di Maggio potente, Mansella anche, avete visto il pitbull come sa muoversi, viene sempre in avanti. Adesso bisognerà vedere prima poi del match International Prestige Fighter tra Adrian Blanco e Angelo Mirno. Ed ecco dunque la finale di questo torneo 360 gradi Fight Night a San Giorgio Ionico, qui a Stazione Radio Monte Belvedere, organizzata da Mimmo Radicchio e Biagio Tralli. Andiamo a vedere questa finale tra due atleti che hanno caratteristiche abbastanza